Benvenuti in questo nuovo video. Che caldo, mamma mia, sto pezzando. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. A proposito, prima di cominciare, vi piace il mio cuscino di YouTube? È bellissimo, lo so che vi piace un casino, non c'è bisogno che me lo scriviate, anzi scrivetemelo qua sotto nei commenti se vi piace. Se lo volete, trovate il link in descrizione e basta, anche per oggi lo spot pubblicitario l'ho fatto, non è vero, nessuno mi ha pagato per farlo, però se volete comprarlo tramite il link, io ne sarei molto felice. Come avrete sicuramente potuto vedere dal titolo, oggi parleremo della mia seconda vita e di come questa mia seconda vita mi abbia creato dipendenza. Ma per farlo dobbiamo tornare un pochino indietro nel tempo, all'incirca di 10 anni. Allora ero un quindicenne come tanti altri. Andavo al liceo con risultati non troppo eccellenti, anzi di merda. Mi piaceva uscire con gli amici, mi piacevano i videogiochi e in quel periodo stava appunto iniziando la mia estate. Avevo preso un debito in latino, ma sapevo che quello lo avrei recuperato più avanti e quindi volevo godermi l'inizio di quell'estate. Volevo davvero godermela. Io avevo degli ottimi rapporti con il mio vicino di casa e spesso ci trovavamo da lui. Quindi quell'estate praticamente ho iniziato a passarla al 100% insieme a lui. Andavamo a casa sua, giocavamo alla play, ci inventavamo giochi, andavamo in giro per i boschi a cazzeggiare e ogni tanto diciamo che sperimentavamo qualcosa di nuovo. In quel periodo insieme a lui ho scoperto i primi MORPG, ovvero gli MMORPG online. E cosa sono? Sono dei giochi di ruolo appunto che si giocano online, una sorta di gioco di ruolo social in cui appunto viene catapultato in un mondo virtuale e vivi la tua avventura a contatto con altri avatar di altre persone. Abbiamo iniziato a giocare a RuneScape, che era un gioco di questo tipo a tema medievale, ma la cosa non mi aveva colpito più di tanto. Sì, era carino, ma lì è finita. Finché un giorno questo mio amico... Arrivo, aspetta! Finché questo mio amico non mi ha fatto conoscere un'esperienza totalmente nuova, ovvero Second Life. Second Life appunto è un gioco che rientra a tutti gli effetti in questa categoria ed è a tutti gli effetti un simulatore di vita. Tu praticamente vieni catapultato in questo mondo alternativo in cui tu puoi avere la tua vita. Tu puoi fare quello che vuoi, hai il tuo avatar, vai a lavorare, guadagni soldi, li spendi, hai i tuoi amici, è a tutti gli effetti una seconda vita. La cosa è iniziata un po' per gioco. Ci trovavamo a casa sua, aprivamo i nostri PC, iniziavamo a giocare, magari un'oretta insieme, no? E passavamo del tempo così. Andavamo in giro per i vari mondi a scoprire nuove cose, a conoscere nuove persone. La cosa era molto divertente da fare insieme. Finché io non ci sono cascato dentro al 100%. Io col tempo ho iniziato a giocarci sempre di più. Ho iniziato ad andare a casa di questo mio amico e giocare tutto il giorno. Finché poi ho deciso di non andarci più perché alla fine sprecavo tempo nell'andare a casa sua. Preferivo starmene a casa mia e giocare comodamente da casa, perché ormai quella mia seconda vita era diventata la mia vera vita, la mia vita principale. Io passavo una cosa come, boh, forse 10, 15, 20, non lo so quante ore al giorno. Ma davvero quella era diventata la mia vita principale. Avevo costruito la mia casa, avevo il mio lavoro, avevo i miei amici virtuali. Fate conto che io avevo anche una ragazza virtuale. Avevo conosciuto questo avatar, che era appunto un avatar di una ragazza, lo spero, o non lo so, chi lo sa. E ci trovavamo, ci davamo appuntamento a quell'ora, ci trovavamo in quel posto e passeggiavamo insieme, come se fossimo davvero dei fidanzatini, capito? È assurda come cosa se ci pensate, è davvero assurda. Questo è andato avanti per circa un mese più o meno. Finché appunto questo mio amico giustamente mi ha fatto notare una cosa e un giorno mi ha detto: cacchio Ale, noi abbiamo scaricato questo gioco per giocare insieme, per divertirci, per passare del tempo e guarda come ci siamo ridotti, tu stai a casa tua, io sto a casa mia e non ci si vede più, non è normale. Là ho capito di avere un problema e quindi quel giorno stesso ho cancellato il gioco e sono sparito dai server. Quindi a te ragazza che eri la mia fidanzata virtuale, ciao, sono io, penso che il mio nome fosse Xemnas. Gli intenditori sanno chi è Xemnas, però vabbè, questa è una roba troppo alta per alcuni. Sappi che mi dispiace e io non volevo lasciarti in quel modo, però non poteva funzionare tra noi due. Senza rancore, il problema sono io, non sei tu, sappilo. Così è finita quindi la mia storia di dipendenza, perché poi io non ho più avuto problemi in nessun modo, non ho mai avuto voglia di rigiocarci, non ho mai pensato a quel gioco. Ho chiuso i ponti e basta. So benissimo a cosa state pensando. Molti di voi penseranno che l'obiettivo di oggi sia quello di definire i videogiochi pericolosi, sia quello di definire i videogiochi come una fonte di dipendenza, potremmo definirli così. In realtà il mio scopo è tutt'altro.
perché i videogiochi non creano dipendenza. I videogiochi sono uno degli strumenti multimediali più belli mai creati prima d'ora. Sono bellissimi e possono trasmettere tanto, 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 tanto. Si impara tantissimo da un videogioco, molto di più di quello che voi pensiate. Cioè, io so l'inglese, o meglio, so l'inglese. Diciamo che mi arrangio. It's not a problem for me to speak in English because I am very good in English, no? Che cazzo. No, scherzi. Se so un pochino di inglese, perché io ho giocato a tanti videogiochi in inglese e di conseguenza ero obbligato ad imparare quelle parole per poter giocare, per forza. Se io ho vissuto tante storie, ho potuto imparare tanto da queste storie che ho vissuto, è perché ho avuto modo di giocarle e viverle tramite dei videogiochi. Quello che sto dicendo è che un videogioco deve essere una storia, deve essere qualcosa con un inizio e una fine. Il problema subentra quando il videogioco non ha fine. Non sto dicendo che i videogiochi handless, senza fine, siano un problema, siano nocivi. Assolutamente no. Semplicemente, per quanto mi riguarda, un videogioco senza fine rischia di portarci in un loop da cui poi diventa difficile uscirne e che tutto sommato alla fine ci dia meno di quello che in realtà ci aspettiamo. Per concludere, che dire? I videogiochi sono bellissimi, lo ripeterò all'infinito. Però se volete un consiglio, appassionatevi alla storia del videogioco piuttosto che al videogioco stesso. Ovviamente appassionatevi a queste storie, giocatele, vivetele, fate le vostre. Ma ricordatevi sempre che la vera vita è un'altra. La vita vera non è quella virtuale, ma quella reale che viviamo tutti i giorni. Quindi mi raccomando, giocate, ma vivete allo stesso tempo. Non mi resta che dirvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!